2 dicembre 2017, ecco i nostri tifosi, la passa del capitano è a Morena, quartiere di Roma. Le squadre si stanno presentando, il Monte Porzio in maglia rossa, la vedete adesso, maglia rossa, strisce rosse e bianche. Ecco qui Morena, il grido di carica del Monte Porzio Catone, eccolo qui. Monte Porzio adesso parte subito, la partita è già iniziata, siamo nelle prime fasi, al secondo minuto, se ne va subito la punta numero 9 del Monte Porzio, ecco, vediamo le immagini un po' disturbate, ancora il numero 7, c'è un fallo che viene ravvisato dall'arbitro, batte il Monte Porzio e esce molto attento il portiere qui dell'Atletico Morena che blocca in presa, fallo laterale del Monte Porzio. Ancora Monteporzio. Monteporzio oggi è in ottima forma con molti calciatori. 18. Ecco ancora il Monteporzio. Si distende sulla fascia numero 11, cross. Ancora parte un tiro del numero 7 del Monteporzio parato dal Morena. Parte in avanti Monteporzio. Ancora il lancio del portiere del Morena. Qui manovra adesso i padroni di casa, perdono palla e riparte il Monte Porzio sulla fascia destra, il numero 11 molto attivo, cross, manca il numero 7, ci prova a parare il portiere, ancora il Monte Porzio che ci prova, tarda un attimo, pericolosi comunque i calciatori del Monte Porzio in questa prima fase del primo tempo. Ancora Monte Porzio, ancora nella metà campo del Morena, allarga il gioco verso il numero 11, appoggia verso il numero 8, il numero 10, parte un cross, ancora Monte Porzio viene ribattuto nella fase con il numero 9, parte un tiro ribattuto e il Monte Porzio pericolosamente si fa in avanti in questa fase iniziale del primo tempo. Ancora il numero 9 del Monte Porzio, l'azione non è finita, numero 11 se ne va sulla fascia, si allarga, cross, ancora Monte Porzio anticipato per un soffio, ancora sfuma questa trazione e qui si distende adesso il Morena, viene fermato comunque, ancora Monte Porzio, triangolo ben fatto, numero 8 verticalizza ed è pronto il portiere del Morena a intercettare, fallo laterale Monte Porzio, ribatte il Morena, ancora c'è un calcio di punizione fischiato per un fallo sul numero 8 del Monte Porzio da ottima posizione. Si appresta lo stesso numero 8 del Monte Porzio a battere questo calcio di punizione. Attendiamo gli sviluppi. Parte il tiro, traversa! E la palla poi finisce fuori. Ottima la conclusione. Adesso le immagini passano a un rinvio del portiere del Morena. Siamo il Morena con il numero 7 che si distende. Ancora Morena. Ancora c'è un accenno di pressing ma se ne va il numero 6 del Morena, viene messo giù, i due numeri 6 che si scontrano, calcio di punizione per il Morena, palla in mezzo, c'è una mischia, prova una rovesciata il calciatore del Morena, la palla è alta sulla traversa, calcio di punizione ancora del Morena, adesso è la volta del Morena in questo scorcio del primo tempo a provare qualcosa, i padroni di casa, c'è un tiro ben parato dal numero 1 Monteporziano, ancora Morena che prova in avanti, sta finendo e qui però visto l'arbitro fischia le ostilità, la fine delle ostilità del primo tempo sullo 0-0. Damiano! E ecco il secondo tempo, parte ancora il Morena. Batti, ribatti a centrocampo. Monte Porzio adesso padrona del gioco, perde palla però.
Morena verticalizza. Occhio al 2. Verticalizza, allarga il gioco. Molto bene, parte un cross. Rischia un po' il Montepozzo, bravo qui però, ha intuito tutto, ha letto benissimo il portiere del Montepozzo. Adesso si appresta a rilanciare l'azione. Vai, sali Damiano, sali. Ecco, vediamo ancora Montepozzo qui, il numero 9 vai, direttamente va via. Pericolosamente davanti, può crossare, prova però un tiro. E viene parato dal estremo difensore del Morena. Ancora fa la Montepozzo. Ancora il numero 9 del Montepozzo. Dentro, che va via ancora una volta in velocità, perde l'attimo per fare il cross e l'azione sfuma. C'è qui il Morena che adesso prova a distendersi, recupera palla in Montepozzo, ancora il numero 7 del Montepozzo, al 15 del Montepozzo, cambia gioco, respinto in un primo momento, viene servito il numero 11 di San Montepozzo, bellissimo del Montepozzo, il numero 11 da quella posizione, bravo, non sbaglia, è un new entry in questa squadra. Ancora adesso vediamo un po', la palla viene manovrata dal Morena che cerca in qualche modo di reagire allo svantaggio. Calcio di punizione del Morena, uno schema sicuramente questo, parte il cross, la palla attraversa tutta l'area, viene ripresa un attimo, scusate, qui la testa di un tifoso, comunque qui rischia un po' qua il difensore Montepozzo, comunque la palla in calcio d'angolo, ancora Morena, e bella l'uscita qua del portiere che è Montepozzo che risolve il problema. Calcio di punizione del Morena adesso. Siamo a circa 15 minuti del secondo tempo. Col calcio punizione in area direttamente, parte un colpo di testa. L'azione che meritava la sua attenzione. Ancora una rimessa dal fondo adesso del Montepozzo. Il portiere un pochino fuori area, riesce comunque a recuperare indietreggia, è stato colpito un po' di sorpresa qua il portiere del Morena, ancora Morena, ancora i padroni di casa, che verticalizzano pericolosamente, ma è molto attenta la rete guardia di Montepozzo, che comunque poi mette una leggerezza, parte un tiro e parata plastica del portiere, dopo che però era stata commessa una leggerezza da parte della difesa. Ancora Morena che prova a recuperare, parte invece il contropiede del Montepozzo, incisivo, ancora Montepozzo, ancora Montepozzo, eccolo qui, recupera palla e il portiere con la guardia la riperde. Pericolosissima questa azione, pericolosissima. Calcio d'angolo adesso del Montepozzo, ancora parte un cross, sta cercando il gol della sicurezza del Montepozzo. Vediamo adesso ancora Montepozzo, 2-0, 2-0 ragazzi, 2-0. Qui si fa dura per il Morena, adesso inizia un cambio, il numero 9 è abbastanza provato, viene cambiato dal Montepozzo, mette gente fresca l'allenatore Daniel Fedeli, ancora calcio, anzi fallo laterale, ancora il Montepozzo, autore di una doppietta, ancora lui se ne va, serve benissimo il sostituto del centravanti che però non si ravvede molto bene della palla, la prima parte in contropiede del Morena, ma fa buona guardia alla difesa del Montepozzo, ancora Montepozzo con calma, esce fuori dal rigore, il numero 7, ecco qui, ancora lui, l'autore del primo passaggio del gol, ancora il numero 5, bravissimo, il difensore centrale del Colonna con molta professione all'attacco, ancora scusate del Montepozzo, ancora calcio d'angolo del Montepozzo, ancora Morena, ancora l'11 che sfiora la tripletta, l'11 del Montepozzo, parte un altro cross, ancora insiste il Montepozzo, a questo punto sbroglia tutto il portiere del Morena, al fallo laterale del Montepozzo.
Vai Lori! Fuori! Adesso è Morena. Vai, a te, dai! Posso con te su, vai, bravo! Vai! Vai Damiano! Ecco, parte un lancio, il portiere è sempre fuori dai pari di Morena. Chiaramente Morena sta cercando tutto per tutto per ridurre. Vai, bravo! Lo svantaggio, doppio svantaggio. Ancora Morena. Vai che l'ha preso! E qua, è qua! Si vuole alzare le mani, gioca! Forse il contropiede con il suo numero 6, perfetta la sua partita, bellissimo il lancio! E qui il portiere esce, ma non riesce ancora a farla, ancora il mondo, ci riprova, tiro, alto! Bravo a te! Alto! Ecco, qui c'è un altro cambio tra il numero 7, esce tra gli applausi. Allora, ancora Morena. Va via sulla fascia. Vediamo un po' qua, c'è un batti di rigore. Lo vediamo un po' ancora qui, ecco il porto mozzo, parte del numero 13, bravo, passa la palla, qui al numero 11 che se ne va sulla fascia, tutta un po' troppo la traiettoria, ecco qui sta con un calcio d'angolo e prende tempo. Vediamo gli sviluppi di questo calcio d'angolo, che l'ha fatto diverso, ma si chiude in aria, c'è ancora un occhio, ancora il porto mozzo che cerca. Ancora io riparte il Morena. Del Monteporcio che oggi è proprio in giornata positiva, ancora Monteporcio, però qui pretende un po' troppo, per te male, c'è un Morena, perdono con la palla, sono molto rispetto da per la ricordo del Monteporcio, ancora un'attrazione che poteva portare alla tripletta. Adesso calcio d'angolo per il Morena e qui prende male il Monteporcio e finiscono l'utilità. Monteporcio 2, Morena 0, a via della stazione Ciampino. Il Monteporcio conquista la sua prima vittoria in campionato e sale a 4 punti. Dopo il pareggio di domenica scorsa, i monteporziani fanno un grosso passo in avanti. E penso, credo che questo sia solamente l'inizio. Ecco qui i ragazzi del Monteporcio che vanno a festeggiare dai voti di punti. Bravi tutti. Effettivamente la partita è stata dalla loro parte, se la sono meritata, è tutto andato per il verso giusto. È solo l'inizio, ragazzi, forza!